Buongiorno a tutti dalla macchina. Mamma mia, sempre di fretta come al solito. Oggi è il 23 dicembre, sto andando alla parrucchiera, quindi vi faccio vedere dopo come uscirò, anche perché ho un po' di capelli bianchi, quindi non mi sembra il caso di andare a Natale così. Vi volevo mostrare in questo video come ho decorato casa e quindi niente, insomma, vi porto un po' con me nella giornata, negli ultimi preparativi per il Natale. Natale, dai, è il primo Natale di Francesco e quindi deve essere Natale. Niente, vi saluto, vi lascio al vlog e noi ci vediamo dopo. Ciao! Mostrare i capelli, ve li mostro adesso. Ho fatto la tinta, mi sto guardando allo specchio. Ho fatto la tinta e stanno un pochino anche, diciamo, scesi perché ovviamente voglio attaccati per fare le cose a casa. Però la mia solita tinta, molto molto carina, e li ho fatti tutti boccolosi nella speranza che magari fino a Natale mantengano. Speriamo. Vi mostro in cucina come ho addobbato e vi mostro anche delle piccole novità. Allora, eccoci in cucina, qui sul camino, che se avete seguito gli altri home tour sapete che io non uso come camino, ma ho ricavato qui uno spazio per il microonde perché sapete che in cucina non ho spazio. Allora, abbiamo addobbato così, come ogni anno, niente di che, una ghirlanda semplicissima. Quest'anno ho solo aggiunto delle palline, così, dorate, e niente di che, insomma. Qui ho fatto spazio, qui abbiamo delle piccole rennine e una piccola tazzina di Natale da questa parte. Qua abbiamo angolo messi a chiusin che vi devo ancora fare il video, lo so. Qua tra poco vedrete, già fatto spazio, deve arrivare una bellissima sorpresa. E di qua abbiamo l'angolo caffè. Se vi ricordate dagli scorsi home tour, qui non c'era questo mobile, ma questo mobiletto o questo carrellino stava al centro della cucina e invece adesso l'ho messo qui con l'angolo caffè, con angolo verde annesso che ho creato da poco, perché è già arrivato il primo regalo di Natale, che è questa bellissima isola che mi ha regalato con molto piacere mia madre, che mi ha detto basta, se anche aspettano troppo, ci sta anche pensando troppo, te la regalo io, perché sapete benissimo che non avevo spazio. Vabbè, adesso le cose che giustamente ho lavato, ho bottiglie in giro, ma sapete che video verità. Questa l'ho presa da Amazon, se volete vi lascio il link giù nell'info box, ed è, diciamo, un'isola semplicissima, tutta bianca, così, di qua così, con le ruote, quindi si può tranquillamente spostare e fermare. Ha tre cassetti molto capienti, guardate un pochino, e due
sportelli, eccoli, anche questi abbastanza capienti. Di qua invece ha il porta salviette per appunto mettere gli strofinacci, insomma, che ci servono in cucina. Quest'anno c'è lei che l'ho appesa qui ai faretti, questa l'ho fatta io per il mercatino, non l'ho venduta, l'unica cosa che non ho venduto, il resto è stato venduto, e quindi praticamente l'ho messa a casa, giustamente, perché era troppo bella. Tra l'altro vi lascio poi delle immagini del mercatino che ho fatto qualche giorno fa, sapete che io creavo con il panno legno, insomma, con un po' di cose, e ho fatto un piccolo mercatino qui nella mia zona. Concludiamo con il presepe che quest'anno ho fatto qui, come forse il primo anno che ci siamo sposati, ed è più grande. Questa capanna l'ha fatta papà e quindi quest'anno la d'obbligo. E niente, insomma, ho comprato qualche personaggio lì dietro, molto semplicemente, perché dovete sapere che in ogni stanza dove, di casa mia, devo avere un presepe. E quindi in cucina c'è questo qui. Dietro ho messo tutte le palline che mi hanno regalato in più dell'albero, che non c'entravano qui, erano molto carine. Vi ho mostrato lo spacchettamento, ve la mostro così adesso sistemata, perché l'ho messa qui. Dopo tante peripezie sono riuscita praticamente a sistemarla. Ho risistemato un pochino l'armadio perché appunto dovevo fare spazio a lei. Non so se la conoscete, è la Cricut 2, non è la 3 perché la 3 sta un pochino di più. E questo è un plotter da taglio professionale, per appunto fare tantissime cose. Non vedo l'ora di utilizzarla, perché veramente era il mio sogno non so da quanti anni, e quest'anno ho detto ma sì, regaliamocela. Dicevo, questo canale nasce, è nato come canale per le mie creazioni, perché appunto tanto tempo fa ho iniziato col Fimo, quindi anche io facevo creazioni qui su YouTube col Fimo, eccetera eccetera, più che altro per far vedere appunto quello che creavo. Poi negli anni si è trasformato, prima cosa perché non ho più creato, perché per mancanza di tempo, quando mi sono sposata, poi ho avuto il bambino, insomma non ho più creato tanto, e quindi il canale ha preso giustamente la via e la scia di quello che facevo io nella mia vita. Adesso sto un pochino tornando a fare qualcosa di creativo, e quindi mi piace condividerlo con voi, ve lo mostro. Vi ho mostrato appunto la Cricut che ho comprato finalmente dopo tanto tempo, era il mio sogno, e spero di realizzare e farvi vedere tante cosine belle che farò. E se volete vi faccio anche così una recensione, in modo che anche magari se c'è qualcuno, qualche creativa che mi segue, può magari sapere cosa ne penso io della Cricut. Quindi niente, così. Quindi vi saluto, mi sono già messa all'opera a fare qualcosina con la nuova bimba, che chiamo bimba, vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un prossimo video, penso dopo Natale, così vi mostro il mio Natale. Ciao!